Ciao ragazzi, oggi mi trovo qua davanti alla struttura di Via Röntgen, che è la struttura nuova della Bocconi, perché voglio darvi delle informazioni per il test d'ingresso dell'anno prossimo, ovvero per chi vuole immatricolarsi per l'anno accademico 2019 e 2020. Per l'anno accademico 2019-2020, quindi a partire dalla early session, che sarà il 29 giugno, cambieranno delle cose. I test d'ingresso prima della Bocconi, di ammissione ovviamente, erano 90 domande in 120 minuti. Ora sono 70 domande in 100-110 minuti. Quindi circa lo stesso tempo, ma con 20 domande in meno. Passiamo alle date. Per quelli che proveranno a giugno con la early session, che ricordo che è dedicata a tutti quelli di quarta, la data ufficiale è il 29 giugno, con esiti il 3 ottobre. Mentre per chi vorrà provare in quinta per la Winter e la Spring Session, le date sono, per quanto riguarda la Winter Session, il 1 febbraio, mentre per quanto riguarda la Spring Session, il 12 aprile. Altra novità non riguarda solo la quantità di domande che è contenuta nel test, ma anche i punteggi che vengono assegnati alle risposte corrette e quelli che vengono tolti per le risposte sbagliate. Per ogni risposta non data saranno sempre 0 punti, mentre per le risposte corrette verrà assegnato un punto, mentre per le risposte non corrette prima veniva tolto un terzo di punto, quindi 0,33. Ora meno 0,2. Questo vi incentiva minimamente a sparare un po' più a caso, ma rimane comunque un mio consiglio: non sparare tutte le domande, vi conviene comunque lasciare quelle in cui non siete tanto sicuri in bianco. Se volete altri consigli, ho dedicato un video molto più specifico riguardo a come essere efficienti per la preparazione al test d'ingresso, cliccando là qui sopra potete andarlo a vedere. Allora, tre considerazioni. La prima è che vi consiglio caldamente di fare la sessione il prima possibile, in modo da avere altri tentativi in futuro. Seconda considerazione è che è importante fare bene, ma soprattutto meglio degli altri. Non c'è una soglia minima dopo la quale venite ammessi, ma c'è una graduatoria e quindi dovete essere meglio degli altri. Questo in generale è un po' tutto, poi vedrete anche se entrerete nel mondo Bocconi, non solo per il test d'ingresso. Terza considerazione, che avevo già fatto nel video precedente, che vi consiglio di andare a vedere cliccandoli qui sopra, è che non conta solo quanto fate bene il test, ma anche il curriculum scolastico, che pesa per il 43%. Invece il test ingresso pesa per il 55%, il restante 2% invece viene dato dalle certificazioni linguistiche di qualsiasi tipo. Qui un altro cambiamento, perché prima venivano considerati anche i certificati CDL, non vengono più considerati in questo 2%, ma vi consiglio caldamente comunque di fare le CDL prima di entrare in Bocconi, perché servirà poi per fare un esame, che è l'esame di computer science. Per il secondo parziale è richiesto l'esame CDL. Io mi sono ritrovato all'ultimo adesso a doverlo fare, quindi sempre avete tanto da studiare, in più vi si aggiunge una cosa, quindi se riuscite a farlo prima, meglio. Ho creato un gruppo Facebook apposta per tutti quelli che tenteranno il test d'ingresso in Bocconi, trovate sempre il link in descrizione, e ci sono già persone che sono state ammesse, quindi possono darvi dei consigli su come prepararvi, su come affrontare il test e comunque raccogliere altre esperienze che siano diverse dalla mia. Noi ci vediamo giovedì prossimo alle 15 per un nuovo video, ciao a tutti!